Allora, buonasera, se volete prendere il posto, così iniziamo. Siamo, intanto, benvenuto tradizionale da parte della Fratellanza. Purtroppo il presidente non poteva essere presente, quindi io vi porto anche il saluto della presidente della Fratellanza. Questa sera abbiamo con noi la professoressa Laura Balbo, che è docente di sociologia all'Università di Padova, già ex ministro per le pari opportunità, e qualcuno diceva il più simpatico ministro di quel governo. Che gente. Anch'io quasi so quel governo. Essere simpatici è già una cosa importante. E quindi iniziamo subito. Do la parola per una breve introduzione al professor Cavalli, che cura questo ciclo di conferenze. Ricordo che l'approfondimento sulle tematiche di questa sera sarà giovedì della prossima settimana, alle 21, nella sala su di sopra, e quindi speriamo che siate numerosi. Ed è importante, coloro che non lo hanno già fatto, se ci lasciano i loro dati con l'email, in modo da tenerli informati. Poi questa sera abbiamo una novità, la tra virgolette lezione della professoressa Balbo sarà ripresa e sarà disponibile sul sito della Fratellanza, quindi qualcuno che volesse riflettere per giovedì e anche per il futuro avrà questo strumento in più a disposizione. Vi ringrazio, professor Cavalli. Bene, grazie per essere tornati, come dire, a questo ciclo di incontri. Dico solo due parole per coloro che non ci fossero stati la volta precedente. Questo ciclo nasce da un incontro, diciamo, tra la Fondazione per la Cultura, il Palazzo Ducale e la Fratellanza, con l'idea, con l'ipotesi, come dire, che ci sia oggi, in questa fase storica, nel nostro paese, un nucleo di persone, come dire, magari un pochino più attempati, che si sono un po' delusi dello stato del paese in questa fase, e dei giovani che invece, come dire, non hanno fatto in tempo a essere delusi, perché non hanno vissuto fasi precedenti, ma, come dire, non sono molto attratti dall'attuale arena politica. E allora, perché non fornire delle occasioni per ascoltare delle persone competenti, ma poi soprattutto per rifletterci sopra e discuterne un poco, come se fosse una specie di gruppo di amici che si raduna e che si pone degli interrogativi e cerca di dare delle risposte. Ecco. Questo è un poco. L'altra cosa poi è che, appunto, non ha senso fare a 20 chilometri dal centro
le cose che si fanno al centro in, come dire, in misura minore, cioè, bisogna inventare di farne delle altre. Ecco, e allora questo è un tentativo di fare delle altre cose di alto livello, ma che creino collegamenti, creano un poco, come dire, rafforzino i legami delle comunità, che a Genova sono importanti, anche perché appunto Genova è una città un po' sparpagliata tra comunità diverse, che più si sale nelle valli, più si le comunità sono poco ripiegate, come dire, dentro la valle. Bene, oggi abbiamo con noi Laura Balbo, su cui non dici niente. Su cui non dico niente, dico solo che ci conosciamo almeno da un mezzo secolo e che abbiamo anche fatto qualche cosa insieme in passato, in un passato molto remoto, come dire. Comprese delle vacanze con i nostri bambini. Comprese le vacanze con i bambini insieme, quindi ecco. Noi, almeno io personalmente la ringrazio, perché appena le ho chiesto se avesse voglia di venire a Ponte Decimo a fare una cosa, mi ha detto subito entusiasticamente di sì. Benissimo, grazie. Buonasera. No, a me fa piacere essere qui e quindi vi ringrazio per riconsiderare questi temi. Ecco, tu non hai letto il titolo, ma forse tutti l'hanno presente, perché sono temi che da un po' di tempo ho lasciato sullo sfondo, perché ne parlano tutti, cittadinanza, immigrazione, si dicono tante cose e quindi non mi sembra che abbiamo ottenuto dei grandi risultati, noi che ce ne siamo occupati anche nel passato, e invece forse vale anche la pena di riprenderle queste parole, anche altre, e di portare un po' di attenzione perché sono importanti, questo è ovvio, dire cittadinanza, se non altro Benigni e Napolitano ci fanno capire che sono parole importanti, e immigrazione sappiamo quanto ci riguardi tutte. Ma però appunto proviamo a percorrere passaggi di riflessione, non in modo pessimista, io non sono mai pessimista e cerco di vedere un futuro che sarà certamente migliore, più articolato, più positivo della fase che stiamo vivendo, quindi questo è l'augurio con cui vorrei partire. E quindi appunto le parole nel titolo sono cittadinanza e immigrazione, secondo me ne manca una terza importante a cui arriverò dopo, e noi, perché noi italiani, la nostra società, stiamo in rapporto molto stretto con queste vicende che riguardano la cittadinanza, soprattutto destinata ad altri, e poi appunto il fenomeno dell'immigrazione, altro che se ci riguarda. Allora volevo proprio dire, sono partita da cittadinanza, di cui in passato si parlava molto poco, si parla molto adesso, mi chiedevo, ma io mi sono sentita cittadina, ma per anni nessuno di noi ci ha parlato che fosse importante essere cittadini, non lo so, mi sono accorta di questo, era ovvio. E invece un po' alla volta questa parola è diventata molto problematica, negata a molti, difficilissima da riconoscere in certe situazioni. E quindi già questo effettivamente ci apre a una riflessione sulla società, non solo italiana, evidentemente il problema non riguarda soltanto noi. E via via ci apre gli occhi su situazioni di accesso a diritti e a riconoscimenti molto problematici che noi appunto abbiamo a lungo dato per scontati, e invece forse riusciamo a capire che insomma averlo o non averlo questo titolo fa una bella differenza e diventa quindi oggi, e credo anch'io insomma, una parola molto più centrale. Naturalmente sappiamo che c'è nella Costituzione, sappiamo che il dibattito ricorre molto frequentemente, non so, io per esempio ho in mente un'esperienza che ho fatto con una immigrata, tra virgolette, adesso ve la dico molto in fretta, ma che per me è stata molto illuminante. Era arrivata, c'era una signora filippina che aveva il diritto di fare il ricongiungimento con i suoi figli, i più piccoli potevano venire secondo certe pratiche, questa più grande stava per compiere 18 anni e questo complicava le cose. E allora, insomma, per qualche motivo l'ho seguita io nel suo percorso burocratico a Milano e ho visto che cosa può voler dire
appunto, se sei immigrato, andare in certi uffici, andare alla questura, i vari passaggi, adesso non è che ve li voglio raccontare, mi ha colpito questo me lo ricordo bene, che in una di queste fasi c'erano molti, appunto, immigrate e immigrati, ma tutti accompagnati da un cittadino italiano che si vede aveva ragioni per seguirlo. E dopo un bel po' che aspettavamo, si sono alzati in piedi i cittadini italiani a protestare di questa lunga attesa, mentre i vari immigrati ci guardavano con un sorriso dicendo noi siamo abituati a queste cose. Cioè, questo mi è rimasto in mente. Eravamo tutti là per vedere, disbrigare una qualche questione burocratica, ci siamo resi conto di quanto potesse essere comunque complicato e anche del fatto che venivamo guardati con una certa ironia, perché chi questa esperienza la faceva direttamente sapeva che fa parte del nostro contesto. E in tante situazioni penso che sia anche utile considerare così, come appunto loro e noi. Io arrivo subito a questa aggancio, perché è solo se ogni tanto consideriamo questa distanza in mille occasioni rispetto appunto alla parola diritti, nelle pratiche quotidiane, che allora il quadro si allarga ed è completo. Allora, la questione della cittadinanza nella Costituzione, in tante analisi importanti, e poi persone che però, a seconda che siano noi o loro, hanno esperienze e percorsi molto diversi. Ecco, è così che un po' io vorrei inquadrare il discorso, perché a tutti noi, secondo me, serve pensare alle tante occasioni, a quello che leggiamo anche sul giornale o di cui sentiamo parlare, in fondo nella nostra vita quotidiana ci riguarda in qualche modo tutti, alcuni più direttamente, alcuni meno. È certamente un dato importante di questa fase storica e di molte società, praticamente tutte, poi dopo io vorrei allargare un po' lo sguardo alla situazione fuori dall'Italia, ma anche fuori dall'Europa, ma giusto per accenni, però in una fase di, se possiamo dirlo così, molta mobilità o migrazioni, se vogliamo usare queste parole, in tutto il mondo. Ecco, quando tu arrivi in un contesto che non è quello dove sei nato, cosa vuol dire? Come sei riconosciuto? Che percorso devi fare? E immediatamente c'è tra la contrapposizione tra chi c'è già nato e c'ha tutta una serie di precisi dati di collocazione e chi arriva. E questo in qualche modo definisce la fase attuale, globale, o come lo vogliamo dire. Non so, io ho qui uno schema che appunto sarebbe stato bello magari anche che io avessi preparato il modo di proiettarlo, ma insomma adesso ve lo racconto un po'. È come quattro lati di un quadrato. Ah, ecco, sono quadrati di un quadrato. In alto abbiamo nord-nord, in basso sud-sud, e quindi i percorsi di movimento a livello mondiale sono, e questa è la prima cosa che va sottolineata, non solo dal sud del mondo verso il nord, ma anche dal nord verso il sud, dal sud al sud e dal nord al nord. Cioè ci muoviamo tutti, insomma, questo l'ho trovato molti anni fa e non è certamente nei numeri che ci dia molta informazione. Comunque è una stima fatta dall'ONU nel 2010 e quindi ci mostra che i movimenti sono appunto in tutte le direzioni, naturalmente più numerose dal sud del mondo verso il nord, e qui c'è 62 milioni, molto però anche tra il nord e il nord, per vari motivi andrebbe descritto meglio, 53, 61 milioni tra aree del sud verso il sud, no? Quindi questo dato della mobilità intesa in senso molto più ampio di come spesso siamo abituati a considerarlo è un piccolo pezzetto, poi magari guardiamo maggiore nel dettaglio, per ricordarci che è la fase storica in cui viviamo, quello che dobbiamo avere come scenario. E invece molto spesso in Italia, anche perché davvero io ho una fissazione, lo dico fin dall'inizio, trovo che i nostri media danno molta più attenzione a fatti nostri e locali, e solo occasionalmente per qualche disastro
a quello che succede nel mondo, mentre uno sguardo più quotidianamente attento a fenomeni anche di quotidianità come questo, le migrazioni, la mobilità, i diritti, ci farebbe sentire parte di un fenomeno difficilissimo da affrontare. Questo è ovvio, se riguarda non solo i nostri pochi milioni, ma dimensioni mondiali, i problemi si pongono in termini ancora più difficili da risolvere, però ecco, non perdiamo di vista questo riferimento ampio che io credo ci intanto appunto attenua il senso che siamo proprio noi disastrati, se abbiamo i nostri problemi, ma insomma non è il caso di guardare solo i nostri problemi, e poi ci fa forse in senso positivo cercare di guardare esperienze che funzionano un po' meglio e comunque collocarci dentro i dati della fase attuale in cui noi tutti viviamo. Ecco, ovviamente adesso passerò a parlare di più su questa voce importante, migrazione, migranti, un ritaglio di un giornale. Io sono molto disordinata, quindi ho portato pezzi di pochi giorni fa, per esempio, mi ha fatto ripensare a qualcosa che è ovvio, ma ce ne eravamo abbastanza nei dibattiti sulla migrazione dimenticati. Questo era su Repubblica all'inizio di gennaio, lo chiama I fantasmi della terra, ma però portava l'attenzione su quelli che sono apolidi, che la cittadinanza non ce l'hanno proprio nei vari paesi per motivi diversi e che sono anche una cifra altissima, persone che vivono da tempo e sono in attesa, ma non... Nel mondo ci sono 12 milioni di apolidi senza stato e senza diritti. E poi dice ora la giustizia internazionale sta cercando una soluzione. Questo per dire una cosa, questa parola la usiamo molto meno, immigrati sì, apolidi molto meno, ed è un'altra componente di questo dato della mobilità nel mondo, ma di una mobilità che effettivamente non ha ancora definizione, riconoscimento e forse neanche adeguata analisi. Non sono tutti poi disperati, maltrattati. Tra l'altro qui in questo numero c'è un articolo lungo di Gad Lerner che dice che lui è stato molti anni un apolide, questo tante volte lo dice anche nelle sue, non aveva una cittadinanza e spiega come questa cosa può averlo segnato, però appunto ad alcuni va comunque bene, e questo è il discorso ampio a cui, complicando le cose, vorrei fare riferimento. C'è stato i giorni scorsi, questo già che ci siamo lo riprendiamo un attimo, una questione in Italia sulla cittadinanza, l'avrete forse vista, letta, poi mette in moto dei processi per rendercene consapevoli, che due persone a cui avevano dato il documento finale per il riconoscimento della cittadinanza gli è stato negato. Uno era un ragazzo down che non riusciva a leggere tutto il giuramento, cioè non gli veniva facile una lettura completa, e allora senza questo giuramento che è previsto dai documenti italiani che regolano questa cosa, era stata interrotta la procedura. E l'altro era un, mi pare, egiziano, che però l'italiano non lo sapeva bene, o comunque pronunciava le cose in modo ritenuto inaccettabile, e quindi questo diritto che era stato riconosciuto in modo burocratico, perché avevano tutte le carte in regola, è stato interrotto e in fondo negato. Questo aveva, proprio nei giorni scorsi, non so se l'avete sentito, aveva suscitato di nuovo molta attenzione a come il riconoscimento di un diritto non sia solo un pezzo di carta, insomma sia un momento che per le persone coinvolte può avere aspetti emotivi, può essere anche legato, come in questi casi, a delle difficoltà, però non giuridiche, delle difficoltà della vita normale della gente, e vederselo negato al momento in cui finalmente ci arrivi, beh, è un atto su cui è stata portata la riflessione. Non so se qualcuno di voi era proprio pochi giorni fa e se n'è un po' parlato, ma come sappiamo appunto si parla moltissimo di certe cose, pochissimo di altre cose. Questo lo lascerei sullo sfondo, viviamo in una situazione in cui l'informazione è assolutamente manipolata. C'è qualcuno che decide cosa sono le cose importanti da dire e cosa quelle meno importanti, e noi siamo dentro questo flusso di informazioni abbastanza, insomma, problematico. Allora poi l'altro termine a cui fare riferimento, poi anche su questo possiamo tornare se poi ci sono domande, eccetera, è questo
dell'immigrazione, una parola che da molti anni ormai ci sentiamo dire in tanti modi e che riguarda molti aspetti e soprattutto del futuro, nel senso che appunto immediatamente io metto in rapporto, se no secondo me c'è una grave omissione, se diciamo gli immigrati non diciamo noi o la società italiana, qualunque cosa riguardi loro in qualche modo ovviamente segna il nostro modo di vivere, il nostro modo di pensare, la nostra concezione del nostro paese. E allora sappiamo che ci sono difficoltà a vivere in Italia, che ci sono disuguaglianze, per esempio una autrice inglese ha introdotto un termine che qui ci va bene, che viviamo in paesi di cittadinanza segmentata. Allora anche se c'è la cittadinanza per la maggioranza, però insomma è segmentata e questo non riguarda solo l'immigrazione, riguarda anche parti della popolazione italiana, o insomma in generale del paese in cui si vive. Allora, in Italia sappiamo che i processi migratori hanno avuto avvio in modi in parte diversi e comunque più tardi che in molti altri paesi europei. Alcuni dei paesi che avevano avuto o hanno ancora un impero coloniale si sono trovati a ricevere e in parte accettare flussi di popolazione dalle ex colonie, dandogli parziali o in alcuni casi totali riconoscimenti. Un dato che forse vale la pena di richiamare è che in quei casi c'era anche una grossa facilitazione nell'incontro, perché parlare la stessa lingua non è una cosa da poco. Allora il francese per quelli che venivano dalle colonie francesi, l'inglese per moltissimi altri provenienti da varie parti del mondo. E comunque insomma è cominciato decisamente prima di noi, quasi subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, in parte era già avvenuto naturalmente, questo afflusso di popolazioni. Poi diversa è la storia, possiamo fermarci un attimo naturalmente su parti del mondo come gli Stati Uniti, paesi dell'America Latina, le varie situazioni anche economiche, di distanza, di normative esistenti, che segnano in diverse parti del mondo. Ecco, da noi è cominciata, non so se vi ricordate, simbolicamente con l'arrivo di quella nave dall'Albania che avevamo fotografato, visto, piena di persone che intendevano migrare, e da lì in avanti anche appunto come immagine l'idea che qualcuno arrivasse in vari modi, attraversando in molti casi il mare, perché poi noi siamo fatti così, è diventato un dato a cui via via ci si è abituati. Per esempio, faccio dei salti ogni tanto, vi ho detto che sono disordinata, c'è in questi giorni notizia di una lettera che una sindaco di dove arrivano i poveri, quelli che sbarcano, ecco, perché scusate, la mia età significa che ogni tanto perdo addirittura i nomi più ovvi. Insomma, ha scritto una lettera per richiamare l'attenzione del Presidente della Repubblica su cosa succede a Lampedusa, anche lei rendendosi conto che non è facile risolvere, ma indicando il numero alto di persone presumibilmente scomparse nel mare arrivando a Lampedusa e la durissima, difficilissima condizione di vita di quelli che sono lì nei centri di accoglienza. Ecco, questo è anche stato un richiamo su qualcosa che conosciamo tutti, che in qualche modo esiste, che certamente anche il Presidente Napolitano ha ben presente, ma che non è assolutamente facile da affrontare, da risolvere. Allora, le condizioni dell'arrivo di molti immigrati, le condizioni diverse di quelli che si chiamano rifugiati politici, le condizioni di quelli che sono qui in nero e quindi esistono delle possibili normative per riconoscerli e in qualche modo espellerli, le condizioni di quelli che invece hanno diritto di lavorare o lavorano da molti anni e poi di quelli che sono nati qui e l'eventuale concessione della cittadinanza ci mostrano una grande diversità di condizioni e questo di nuovo esiste ovviamente anche in altre
parti del mondo. A me colpisce un po' perché noi in Italia siamo in un paese fatto di tanti pezzi diversi, quasi da sempre, per le vicende storiche, per le caratteristiche culturali, appunto storiche, anche territoriali del nostro paese, questi pezzi molto diversi, ancora oggi molto diversi. Adesso, per dire una battuta, io ieri ero a Napoli, e è un altro pezzo di mondo per alcuni aspetti. Poi io sto a Milano, insegno a Padova, vengo a Genova, vedo questa Italia fatta di condizioni di vita, di paesaggi, di linguaggi, i dialetti, che è anche una cosa interessante, ma che naturalmente ci rende abbastanza difficili da governare, perché anche se il governo centrale propone una cosa, è facilissimo che in certe aree o certi gruppi siano contro, altri no. Poi abbiamo questa dimensione regionale, comunale, e effettivamente il contesto propone continuamente divergenze, difficoltà e problemi. Allora, su questo non è il caso di soffermarci più che tanto, no? Quello che mi sembra interessante è che ci stiamo rendendo conto da poco, non da pochi giorni, ma insomma da alcuni anni, che la cosa non può che complicarsi ulteriormente, perché molti figli di immigrati, le seconde generazioni nate qui, diventeranno una parte cospicua della popolazione, una componente notevole dei giovani. C'era un dato, adesso lo cerco, che in due decenni, cioè dal 1990 adesso, i bambini nati in Italia sono passati da meno di 10.000 adesso a 80.000. Quindi anche più una banalità ricordarla, nella nostra popolazione futura ci saranno, nelle scuole, in tante situazioni, nella ricerca di lavoro, molto di più di 10 o 20 anni fa, anche giovani immigrati, di famiglie immigrate. Di questo finora non si è parlato, ma è venuto in mente che tra poco ci saranno anche degli anziani, perché sono venuti prevalentemente persone giovani per lavorare qui, ma passati 20-30 anni avremo anche molti anziani. Ecco, una popolazione che cambia, e anche qui i diritti saranno riconosciuti, i costi, perché dobbiamo anche dirlo, è ovvio che molta gente dice non li vogliamo più, o non vogliamo certi gruppi, perché con la crisi è ancora più visibile, non ci sono risorse sufficienti per noi cittadini italiani. Io sto in una zona abbastanza leghista e alcune di queste cose le sento, è ovvio che nel modo in cui penso io non sia per niente favorevole a queste posizioni, però ogni tanto possiamo anche dirci, beh, insomma, se ci sono persone che perdono risorse e anche diritti in seguito alla crisi, voglio anche capirlo, che si oppongono a questi nuovi venuti, a questi stranieri, a questi che per loro sono da mandare indietro. Quindi c'è questo pezzo che io definirei così: noi qui stasera, la maggior parte, tutti di noi e molti cittadini italiani, abbiamo la consapevolezza di come le questioni si complicheranno. Non mi basta di dire noi siamo antirazzisti, ce l'abbiamo con i leghisti o con i razzisti, possiamo anche dirlo, ma ben diverso è avere la consapevolezza di come possiamo collocarci in questi processi di cambiamento, nei rapporti con le persone, e se riusciamo a creare anche una attenzione, ma cominciando dalle scuole, in tante situazioni di incontro, sulla complessità di questi problemi. La parola che ho detto prima, cittadinanza stratificata, dice una cosa molto pesante, e pensiamoci che ormai siamo, lo stiamo riconoscendo, siamo una società democratica, ma siamo una società segmentata a livello di condizioni di vita, di diritti. Non abbiamo tanta voglia di far tornare questi problemi che, per esempio, noi di questa generazione pensavamo di esserci messi alle spalle. Non era una società tutta di uguaglianze, però ci credevamo molto. Negli anni del dopoguerra, negli anni 60, 70, 80, è continuata questa spinta e questa quasi
accettazione di una società che certo i suoi problemi li ha, e però, come il resto d'Europa, pensavamo, si stava muovendo verso una situazione di parità di diritti. Adesso non mi soffermerei troppo, poi se volete ci torniamo sopra, ma io credo che negli ultimi tempi, in parte proprio studiando più con attenzione il fenomeno delle migrazioni e in parte adesso per la crisi, questa sensazione che le disuguaglianze ci sono e come ci viviamo in mezzo e forse non sappiamo bene come uscirne, beh, è un dato pesante, pesante di questi anni. E questo naturalmente non è solo una cosa di migrazioni, pensiamo fino a pochissimo tempo fa, alcuni direbbero ancora adesso, a me sembra che in parte questo sia già un cammino in parte positivo, uomini e donne, no? Le differenze, le disuguaglianze, l'esclusione da certi diritti e da certe tutele. E quindi cosa arriviamo a dire? Anche qui poi ci possiamo tornare, in tutti i paesi europei e anche in altri, che siamo adesso, diciamo, in una società di diversità. Non diciamo mica più tanto disuguaglianze, però riconosciamo le diversità e il fatto che vivere in situazioni di diversità richiede, ecco, io lo dico così, un apprendimento, e questo vorrei che fosse il senso delle cose che sto cercando di dire, imparare a riconoscerli i problemi, imparare a viverci in una società così complicata, e poi ciascuno di noi come può prendersi anche una parte di questo percorso da fare collettivo, certo, che è inevitabile nei prossimi anni o forse anche decenni. E allora torniamo a quello che dicevo prima, non è una cosa italiana, in tutti i paesi, perché in tutti i paesi che stanno meglio, europei, Stati Uniti e anche, questo dato viene adesso fuori, alcuni paesi che prima erano considerati sottosviluppati, che adesso hanno una ripresa dalla Cina al Brasile e altri, beh, in tutte queste situazioni si pone il problema di disuguaglianze, di diritti comuni o invece no, di movimenti, perché chi è escluso tenta di avvicinarsi alle zone, alle situazioni dove forse è possibile migliorare la propria condizione. Mi sembra un tratto che accomuna il nostro periodo storico e le nostre società, in un certo senso che succeda dappertutto o quasi è meglio, perché non potremo continuare a nasconderci questa complessità e forse a inventare, a pensare degli strumenti diversi da quelli tradizionali. Non sarà il welfare state di cui parliamo, perché il welfare state funzionava all'interno di paesi chiusi, insomma di strutture nazionali, in anni di relativo benessere, crescita e anche di una cultura comune che pensavamo fosse da dare per scontata, ci piaceva, e come? Io questo, vabbè, di nuovo è un tema grosso, ma credo che anche questo dovremmo porci nei prossimi anni. Il modello del welfare inventato in parte addirittura alla fine della prima guerra mondiale e poi reso più visibile e importante dopo la seconda guerra mondiale, pensiamoci, consideriamolo, affrontiamolo, ma non è detto che risolva i nostri problemi. Ecco, queste sono varie cose, non so se ha senso, mi dici che ora è, che neanche ho guardato l'ora. Sì, poi parli da me. Pardon, allora ancora pochino, ma pochino. No, avevo i dati sui dati, i numeri, ecco, allora quello dei numeri è un altro problema su cui vorrei che portassimo l'attenzione, perché le statistiche da un certo punto di vista utilmente ci portano a conoscere dei fenomeni in modo molto sintetico, in modo molto efficace, e allora ci dicono appunto i milioni di questi che si spostano, i milioni di questi nei vari paesi. Non so, adesso lo tengo alcuni, per esempio una previsione per quel che vale, che dice che negli Stati Uniti da qui al 2039, in fondo alcuni decenni, la popolazione arriverà a 400 milioni, di cui l'82% sarebbe dovuto, di questa crescita demografica, dovuta agli immigrati. Allora proprio
non lo so se crederci, io alle statistiche non credo mai, no, qualcuno però ci avrà lavorato, ci avrà studiato, ecco, un salto di questo tipo in un paese che già ha percentuali molto diverse di popolazione, adesso tra gli immigrati la popolazione più cospicua è quella di che loro chiamano i latinos, tutti quelli dal Messico e dall'America Latina, poi una percentuale crescente di asiatici, una quota invece relativamente minore, perché in questi spostamenti cambiati, di neri, e poi bianchi che ormai non sono, o nei prossimi anni non saranno certamente più, che una piccola, una relativamente piccola quota della popolazione. Ecco, allora questo tipo di sintesi molto tirata via, di nuovo la riportiamo anche per esempio all'Europa, ad altri paesi, di nuovo la riportiamo al discorso sulla diversità. Certo, dovremmo, impareremo io credo a vivere con persone diverse da molti punti di vista, perché questi dati significano tradizioni o credenze religiose diverse, modalità di riconoscere i diritti o trattare le donne rispetto agli uomini, naturalmente di nuovo condizioni economiche, condizioni giuridiche diverse, quindi veramente una varietà di situazioni, sia nella nostra vita quotidiana, io penso che impareremo, imparerete voi che siete più giovani, io non ci sarò più, anche se mi dispiace molto perché mi interesserebbe vedere come vanno a finire le cose, questa modalità diversa del vivere insieme, insomma, che a lungo invece non era neanche anticipata, perché dentro ai nostri stati nazionali il modello era diverso, e in paesi, allora visto che abbiamo parlato degli Stati Uniti, beh, molto molto a lungo l'idea dell'esclusione dai diritti di grosse quote di popolazione sembrava assolutamente normale, non dimentichiamoci queste cose qua negli Stati Uniti, ma molti altri paesi. Allora è un percorso, mi sembra, che l'umanità in vari modi attraversa, beh, intanto da un passato molto lontano ma anche vicino a noi, e io non lo so, io credo che noi umani possiamo imparare. Quanto più siamo consapevoli del percorso e anche delle difficoltà, meglio è. Mi sembra che da un certo punto di vista sia anche interessante proporci di imparare come si vive in una società fatta di tante persone diverse, di condizioni diverse. E questo grosso modo io penso che si possa prevedere, e quindi un percorso che sarebbe particolarmente importante delineare alle generazioni giovani, che ci vivranno dentro molti decenni della loro vita. Per esempio una cosa che a me piacerebbe tantissimo, anche se non risolve niente, ma insomma, che in tutte le aule delle scuole, delle università ci fosse una bella mappa geografica, e se voi vi capita guardateci, ci accorgiamo che l'Europa è piccolissima, l'Italia è quasi invisibile, e questo mondo intorno a noi cerchiamo di sentirlo. Invece se continuiamo nelle scuole a mostrare di solo l'Italia, e ce ne vorrà prima che ridimensionino, ma proprio questo dato banale, ci siamo, anche noi ci dobbiamo occupare certo del nostro paese, e però intorno a noi tutte queste altre situazioni, questi altri soggetti, mi sembra anche interessante, e noi ci sono, non possiamo fare finta di noi, tanto vale essere capaci di collocarci, ecco, in quello che sarà poi il mondo futuro. Vediamo un po' se tra le mie carte c'è ancora qualcosa che volevo dirvi. Oppure Alessandro, vuoi dire qualcosa tu intanto? Ma io volevo farti una domanda. Certo, poi ho trovato una piccola statistica buffa che mi farò vedere. Proprio in relazione al problema della cittadinanza, si è discusso abbastanza quali fossero i requisiti per poter diventare cittadini. Allora, noi sappiamo fino al momento attuale si diventa cittadini italiani perché si nasce da due genitori che sono italiani. Da noi domina ancora il cosiddetto ius sanguinis, che è un principio che ormai è stato abbandonato da moltissime altre legislazioni, compresa la legislazione tedesca, che è stata quella che l'ha mantenuto più a lungo. È stata, adesso anche in Germania è stato abbandonato e fortemente attenuato, e è stato in parte introdotto
il cosiddetto ius soli, cioè uno fa parte del paese nel quale è nato. E qui c'è il problema di quel oramai quasi centinaia di migliaia di bambini che nascono da genitori con cittadinanza straniera, ma che sono nati in Italia, hanno frequentato le scuole in Italia, parlano l'italiano meglio della loro lingua, della lingua dei loro genitori. O magari sono bilingui, che anche questo. O sono bilingui, questo sarebbe una risorsa straordinaria, ma comunque. Ecco, poi però, in quasi tutte le legislazioni, non lo so benissimo, ma si fissano alcuni criteri per la concessione della cittadinanza a coloro i quali sono arrivati e non sono quindi né nati ma né hanno e uno di questi requisiti è spesso la conoscenza della lingua, in alcuni casi anche la conoscenza della Costituzione. Allora io mi chiedo, ma se sono veri le ricerche che ha fatto Tullio De Mauro, che dice che il 40% dei cittadini italiani sanno fare poco di più della loro firma, come dire, e non sanno quasi niente della Costituzione della Repubblica, questi cittadini italiani possono perderla la loro cittadinanza? Ovviamente no, insomma. Ecco, ma il problema è di dove fissare l'asticella. Se la si fissa ad un livello troppo alto, vuol dire che anche una parte dei cittadini italiani non avrebbero i requisiti per poter essere cittadini italiani. Quindi questo è, anche questo in qualche modo un problema. Un'altra domanda. Un'altra considerazione che è legata alle cose che diceva la professoressa Balbo prima. Le migrazioni in Europa non possono per certi versi essere assimilate alle grandi emigrazioni che hanno popolato di fatto il continente americano, dove il problema era che era comunque un continente scarsamente popolato o con scarsa densità di popolazione, dove gli immigrati sono arrivati da conquistatori, hanno in parte, in larga parte, annientato le popolazioni autoctone, i primi ovviamente autoctone, ma comunque sono emigrati in aree del mondo scarsamente popolate. L'immigrazione che arriva adesso in Europa invece arriva in un'area che invece è densamente popolata. L'Europa è per definizione densamente popolata e quindi fa una certa differenza. È densamente popolata però da una popolazione demograficamente in declino. Se non ci fossero gli immigrati, nell'arco di un secolo la popolazione italiana sarebbe ridotta a un terzo. Pensateci un po', adesso siamo circa 60 milioni, siccome il tasso di natalità della popolazione italiana è di 1,2 per ogni 1,6 per ogni donna fertile, insomma per ogni donna in età riproduttiva, cosa vuol dire? Vuol dire che da due genitori ne nasce 1,2. Nell'arco di una generazione la popolazione quasi si dimezza, passando le generazioni in un secolo sono circa 4 adesso o 3 a seconda delle ipotesi dei demografi, vuol dire che ogni volta, a ogni passaggio ci sarebbe un calo drastico. Questo cosa vuol dire? Che l'Europa senza gli immigrati diventerebbe un'area a scarsa densità di popolazione. E quasi tutti vecchietti. E quasi tutti vecchi, come dire, scarsa densità di popolazione. Quindi l'integrazione della popolazione immigrata è per molti versi una necessità vitale per
mantenere il livello di vita delle nostre delle popolazioni europee. Insomma, come dire, uno potrebbe dire, beh, se la torta si riduce, si riducono anche coloro che pretendono di averne una fetta, che male c'è, che male c'è, si sta tutti meglio. In realtà, appunto, mentre il resto del mondo, come dire, si sviluppa, cresce, e noi, l'Europa rischia di rimanere, come dire, un'area arretrata sul piano dello sviluppo scientifico, economico, eccetera, del mondo, se diventa un'area con una popolazione di età media molto elevata. Io vado spesso in un villaggio nelle nostre montagne, sono 96 abitanti con età media 62 anni, quindi è un paese che è in via di estinzione. Ecco, queste sono le aree montane che hanno il problema dell'impoverimento demografico, ma se generalizzassimo questo discorso all'intero continente, l'estinzione demografica di una popolazione sarebbe un problema, come dire. Abbiamo voglia che la civiltà di cui, con tutte le sue luci e le sue ombre, siamo esponenti e portatori, si estingua e scompaia. Per fortuna allora, non succederà. Ecco, per fortuna non succederà perché ci sono gli immigrati. Certo, creano dei problemi. E qui è l'ultimo punto. L'Italia ha una caratteristica, mentre in Germania il 70% degli immigrati sono turchi, da noi c'è una varietà molto grande di provenienze, quindi la diversificazione dell'immigrazione nel nostro paese è molto elevata. Ma anche, come dire, in uno stesso zona relativamente piccola, anche senza prendere l'intera Italia, come dire, a San Pier d'Arena ci sono tanti ecuadoregni, ci sono parecchi rumeni, ci sono anche parecchi albanesi, come dire, c'è il problema non soltanto della convivenza degli immigrati con la popolazione autoctona, ma c'è anche il problema della convivenza delle diverse popolazioni di immigrati tra di loro. Questo è un problema aggiuntivo, che per esempio a Genova è un problema che si avverte l'esistenza di questo problema. No, ce l'ho, grazie. Non lo so, appunto, hai fatto bene aggiungere altre cose perché il quadro è molto complicato. È anche vero che noi abbiamo adesso, qui ho trovato un elenco che avevo preso in qualche posto, del paesi che contribuiscono alla presenza di immigrati da noi con i numeri più alti, allora aggiornati mi pare al 2010, comincia con Polonia, Moldavia, Albania e ex Jugoslavia. Adesso c'è la Romania al primo posto. Poi c'è Marocco, poi c'è le Filippine e l'India e ultimo la Cina. Insomma, poi io non mi fido mai delle statistiche, più o meno, però vediamo che abbiamo comunque una decina di paesi, ce ne sono anche altri, no? E questo in varie città ha creato problemi diversi. A Milano c'è stato il periodo, adesso va un po' meglio, che sembrava che il problema maggiore fosse quello della Chinatown, della presenza dei cinesi. In altri posti, appunto, poi si porta di nuovo, anche qua manipolando un po' l'attenzione, non si porta sulla complessità dei tanti gruppi e le convivenze e le difficoltà, se ne prende uno e si crea tutto il problema intorno a questo. Non lo so, io credo che, hai fatto bene a richiamare, ci sono problemi, non è che le cose siano, d'altra parte ricordiamoci, ecco, velocemente, che quando c'è stato, sono stati gli anni dopo
la fine della seconda guerra mondiale, di grandi migrazioni verso le città del nord e dal sud, non è che anche lì avessimo risolto dei problemi di convivenza e di anche redistribuzione del benessere e della ricchezza. Quindi vabbè, insomma, la mobilità significa anche problemi inattesi e che non si sanno risolvere bene. Io credo appunto che si può anche farlo l'esempio di come sarebbe l'Italia o l'Europa se non ci fossero le migrazioni, ma non esiste questa ipotesi, quindi lasciamo più perdere i demografi. Tra l'altro appunto questa immagine di queste nostre terre tutte popolate solo da vecchietti mi sembra veramente impressionante, i turisti verranno lo stesso a godersi le nostre bellezze. No, insomma, la mobilità è il dato. Infatti io non userei solo la parola migrazioni, che va bene, perché ci muoviamo tutti per vari motivi ed è molto interessante, anche questo non lo si dice abbastanza. C'è mobilità di studenti, perfino dall'Italia e comunque in tutti gli altri paesi, un dato nuovo, interessantissimo di come saranno le società, ma da adesso in poi, insomma. Quindi cerchiamo ogni tanto di vedere anche degli aspetti che non sono positivi immediatamente in termini di soldi o di migliore occupazione, ma di una società che cambia. E questo è innegabile, che sempre di più si abbiano queste nuove esperienze, perché tra l'altro appunto, ricordiamocelo, ne abbiamo parlato poco, che sono i paesi, per esempio, dell'America Latina che vedono una mobilità straordinaria e vedono l'arrivo di migranti che erano venuti per esempio in America Latina, in Spagna e Portogallo, e se ne vanno per via della crisi. Quindi la cosa si complica e si modifica ulteriormente. Per esempio pochi giorni fa si diceva che in Italia si è messo in luce che in Italia numeri abbastanza alti di migranti se ne tornano ai loro paesi. Allora insomma è un quadro di grande dinamismo con tutti i problemi che questo comporta. E non mi sembra, questo forse possiamo dirlo in conclusione, poi lasciamo i vostri interventi, non mi sembra che in una serie di problemi come quelli che stiamo per affrontare, e soprattutto nelle diverse, se ci sono, agende dei vari partiti, perché dico proprio tanto agende e proposte politiche precise non ne vediamo molto, ci siano problemi come questi che cominceranno nei prossimi decenni abbastanza presto, però certo abbiamo la crisi, l'unico problema che ci viene presentato, e questo ci costringe, secondo me molto molto preoccupante, a pensare solo al futuro immediato, mentre è ovvio che forme di cultura e di politica dovrebbero farci capire quanto è importante pensare anche al medio e al lungo termine. Perché fra 10 anni, quando saremo appunto nel medio-lungo, vabbè, sarà importante averci già pensato da adesso, non per trovare soluzioni, ma comunque per avvicinarci a possibili alternative. Invece mi sembra che, proprio perché oggi avete proposto questi temi importanti e grossi della nostra società, ecco, portare l'attenzione su come il sistema complessivo dei media e forse anche del dibattito politico hanno un grosso vuoto che è preoccupante, insomma, capire come stiamo andando adesso e come andremo avanti. Di nuovo, non perché noi qua risolveremo niente, ma la consapevolezza della situazione in cui viviamo, in cui vivremo, è importante. E via via, a me sembra che l'umanità in genere è riuscita a farlo, si trovano degli aggiustamenti, delle piccole soluzioni, eccetto alcuni gli va male, ad altri gli va un po' meglio, anche lì non è che... È vero che quando le prime ondate di immigrati sono arrivati, quella che oggi chiamiamo l'America, e anche nell'America del Sud hanno fatto fuori delle popolazioni locali, l'Australia pesantemente, però è anche vero che adesso i flussi migratori si accompagnano a un qualche tipo di riconoscimento dei diritti anche delle popolazioni locali, prima assolutamente dimenticate e trascurate, però insomma con delle, ecco, diciamo quest'ultima cosa, con dei paradossi. Per esempio l'Australia, visto che mi è venuto di citarla, ci ha messo molti decenni, già proprio solo negli ultimi decenni, per dare progressivamente un po' di riconoscimenti alle popolazioni locali, agli indiani o come li chiamavano, che erano abitanti, agli aborigeni, abitanti del paese che erano stati fatti fuori e trattati male e annullati dalla consapevolezza del paese. Ok, stanno cercando.
E però allo stesso tempo l'Australia è il paese che più duramente ha escluso l'accettazione di immigrati che non siano selezionati con certi criteri di istruzione e di reddito, e difende molto bene le sue coste avendo il mare tutto intorno e non li fa arrivare. Allora vedete le contraddizioni, cioè non, io non vedo in giro nessun paese che abbia le risorse anche culturali e economiche per affrontare in modo aperto, generoso, questi fenomeni di cui abbiamo parlato oggi e molti altri. E quindi anche questo in qualche modo lo dobbiamo riconoscere come parte del quadro nella società in cui oggi viviamo. E quindi forse piccoli, parziali aggiustamenti, forse qualche innovazione tecnologica geniale, chi lo sa, dati complessivi della fase che stiamo attraversando. Credo che appunto, e così concluderei, una riunione come questa possa, se tutto va bene, metterci di fronte alla problematicità della situazione. Non possiamo essere faciloni nel dire basterebbe, come si fa in campagna elettorale, a me mi fanno andare in bestia, basterebbe fare questo, basterebbe fare quello. Però allo stesso tempo questo non significa pessimismo e paura del futuro. Nella storia dell'umanità si sono affrontati tantissimi terribili problemi. E ricordiamoci, finisco così perché io questo voglio che ce lo ricordiamo sempre, non abbiamo avuto più guerre in Europa, e nella prima e nella seconda guerra mondiale, lo sapete perché hanno risolto i problemi dell'occupazione? Perché sono morti 10 milioni di giovani in guerra, io questo ogni tanto mi viene proprio da dirlo. Non dimentichiamo la complessità degli sviluppi, degli eventi storici, anche per vederne gli aspetti positivi e per essere molto attenti su questo problema dell'occupazione soprattutto, di trovare cose innovative, non pensare che si creano posti di lavoro detto così facile. Sono i problemi con cui l'Europa e anche il resto del mondo dovranno confrontarsi e saranno problemi duri. Ma diavolo, cerchiamo di essere intelligenti, di essere consapevoli, di non buttare là delle false risposte. E mi sembra poi che insomma nella storia, se andiamo a guardare indietro, molte volte pezzi degli umani si sono trovati a affrontare situazioni molto difficili. Non siamo certamente oggi più sfortunati del mondo. Quindi io dico facciamoci tanti auguri, ecco, questa è l'unica cosa che mi viene da dire. Per concludere vorrei raccontarvi un fatto vero. Nel Savonese c'è una cooperativa di volontari che ha organizzato un servizio per far fare il bagno in mare ai disabili. Oh, cosa buona! Però ha aggiunto un accorgimento, ha messo i cartelli di pericolo, quelli che normalmente ci sono sulle spiagge, che sono in italiano, li ha messi in italiano, in inglese e in rumeno. Adesso i volontari che aiutano a fare il bagno ai disabili sono italiani e rumeni. Mi sembra una bella cosa, come dire, un fatto interessante per vedere come ci siano dei processi di micro integrazione molto positivi e possibili. Ma questo è certo, allora scusate, questo è stato detto per in Italia, se abbiamo tante situazioni difficili da affrontare, abbiamo anche, di nuovo, la stampa ce li fa conoscere molto meno degli aspetti negativi. Dovunque, no? Il crescere di situazioni sperimentali di integrazione, di convivenza, di scambio, su questo anzi si potrebbe fare una serata apposta per mettere in luce fenomeni ovvi, se vogliamo pensarci, perché ma pensate, allora, altro capitolo che non ho toccato, come l'incredibile convivenza tra quelle che chiamiamo le badanti e le persone anziane in qualche modo realizzano proprio questo, nella difficoltà di culture che si devono, e lingue che si devono incrociare, ma soprattutto nella difficoltà di ammettere nel proprio privato, nella propria casa, un'altra persona, che
che crea certe volte tensioni e difficoltà, eh? E però in fondo milioni di persone, sia italiane sia appunto queste immigrate, hanno trovato delle soluzioni. Io credo che davvero, se cominciassimo a proporci, ogni tanto ci penso, ma non trovo il finanziamento, a fare una ricerca sugli aspetti positivi della società, troveremo da imparare appunto da piccoli accorgimenti, soluzioni parziali come questa, che ci farebbero vedere che si va avanti. Io credo che si va avanti. Io poi, guardate, aggiungo, ho 7 nipoti piccoli, da 15 anni a un mese, a un anno. Volete che non immagini un futuro in cui sapranno vivere con i loro coetanei, con tante altre persone positivamente? Mi sembra ovvio. Smettiamola di essere così pessimisti e negativi. Io credo che ce la faremo. Allora, c'è una richiesta di intervento da Luca Bozzani. Io volevo ringraziare Laura Balbo. Poi fare due brevissime considerazioni e domande. La prima, davvero di ringraziamento, se ci pensiamo, ed è collegata un po' anche al senso dell'iniziativa che abbiamo avviato, è quella di provare a leggere il tema dell'immigrazione, che non può essere affrontato in un'ora di discussione, di conversazione, come problema strutturale e fuori dagli stereotipi. Sia solidaristici che xenofobi, ci sono due forme di stereotipia, entrambe dannose. L'idea è un percorso facile oppure un percorso che bisogna negare. Purtroppo la politica oscilla nel valorizzare gli stereotipi sia solidaristici che xenofobi. Ecco, quindi l'invito di Laura Balbi lo trovo molto importante, cioè il tema dell'immigrazione è un tema strutturale, come tale legata a una complessità che non può essere risolto dentro facili slogan. E noi, rispetto all'immigrazione, anche l'immigrazione che abbiamo più vicino, tendiamo a muoverci in una dimensione di slogan anziché di analisi dei processi. E quel tema che lei citava, parlare dell'immigrazione significa parlare di noi, ecco, io credo che sia la chiave di lettura, dove questo noi non è tanto soltanto un afflato, diciamo, di fratellanza, è un noi perché ci riguarda direttamente come percorso del nostro paese, della nostra città. E volevo aggiungere due cose. Uno, collegata quando leggiamo ciò che accade al nostro presente molto tempo dopo. Sono più chiaro. Nei centri di accoglienza, tra virgolette centri di accoglienza, noi abbiamo un processo di detenzione che è unico in Europa, si misura non per ciò che uno ha fatto ma per ciò che uno è. Pensateci bene, se si dicesse è stato arrestato non perché ha fatto una cosa ma perché è quella persona, ci lascerebbe un attimo sconcertati. Non pensare che nel nostro paese abbiamo appena avuto il giorno della memoria, no? Dice no, ma come, le discriminazioni non si possono fondare. Noi sul nostro paese abbiamo, come dire, un meccanismo di detenzione che non è legato a ciò che uno fa. Lo leggo sull'aspetto della cittadinanza, anche qui fuori da ogni logica solidaristica o di rifiuto, ma è un elemento che incide il nostro diritto, incide il nostro diritto. Ci possono essere mille altri modi per fermare uno alla frontiera, di sicuro non lo si può detenere fuori, come dire, ogni garanzia giuridica. Sono due cose diverse. Ecco, far coincidere il fatto che fermare qualcuno alla frontiera significhi introdurre negazione dei diritti è qualcosa che incide il nostro vivere civile. Si trovino degli altri modi, io non entro, adesso non sto dicendo se è giusto chiudere, aprire, sto dicendo che quel modo di chiudere le frontiere è una cosa che nega la nostra dimensione costituzionale e introduce un aspetto nettamente razzistico nei comportamenti di cui siamo sostanzialmente inconsapevoli. Il secondo aspetto, c'è sempre come elementi di dati, noi siamo una città dove i giovani dai 15 ai 25 anni, siamo circa 590.000 abitanti, da
i 15 e 25 anni sono 59.000. I giovani dai 15 ai 25 anni in una città di 590.000 abitanti sono 59.000. Talvolta quando si chiede dove sono i giovani, cioè, come dire, la risposta ha una sua efficacia nel dire non ci sono. Non è che segna poco il nostro vivere collettivo, è questa cosa, non è che questo non è qualcosa che non è collegato poi alla crisi della politica, alla crisi della socialità, all'assenza di creatività, alla difficoltà di individuare spazi di crescita produttiva, non è che tutto questo non c'entra, eh? Cioè, il fatto che siano 59.000 su 590.000 è un disegno drammatico del nostro futuro, ma noi facciamo le lezioni discutendo di tasse, no? Cioè, la discussione è sulle tasse, è tema rilevante, ma forse anche capire che cosa succede. Di questi 12.000 sono stranieri, quindi se ne togliamo i 59.000, 12.000 stranieri, arriveremo, come dire, una misura ancora più ridotta di giovani. Buona parte di questi stranieri, tra virgolette, sono nati in Italia, hanno frequentato le scuole italiane e a 18 anni hanno la scelta dell'espulsione o della clandestinità. Singolare questo, no? Paese che ha investito risorse, anche questo facendo un ragionamento non buonista, cioè per essere, ha investito risorse, ha permesso di crescere, ha fatto le scuole con sofferenza gli unici spazi di integrazione, ma poi dopodiché dice non c'è il passaggio successivo, no? Manca. Ha senso tutto ciò? Cioè quando si parla di sprechi e pensa agli sprechi della politica, questo è uno spreco sociale straordinario, di energie, di finanziamenti, di risorse, di... Ecco allora, e qui chiudo davvero, davvero ringraziavo il messaggio di Laura Val, perché ragionare sull'emigrazione vuol dire ragionare su questi processi profondi. Poi c'è la difficoltà della convivenza, l'occupazione degli spazi, se una città deve essere melting pot o invece deve essere, come dire, altri problemi. Tutte cose, come dire, molto complesse e molto vere, ma se riduciamo a quello, se siamo una città che non riesce neanche a discutere della moschea, no? Ecco, io penso 59.000 giovani, 12.000 stranieri, non riusciamo a discutere della moschea, ci sarà qualcosa che è più profondo, no? Cioè che, e dove allora studiare il tema dell'immigrazione, qui facevo una proposta alla Fratellanza, dato che è seduto lì che parla, ma fa, c'è Andrea Torre, che è sicuramente forse il massimo esperto di immigrazione a Genova. Io credo che lui è il centro MD, credo che sarebbe una cosa davvero molto bella pensare, magari collegato a questa opera tour di oggi, insomma le cose e parole di Laura Balbo, una riflessione che racconti la fotografia dell'immigrazione a Genova, non so, cioè i processi reali che segna la città. E nonostante lui sia un po' pigro, dato che, come dire, è davvero come uno studioso serio e importante, Balbo Ceverino, sarebbe da utilizzare. No, questa cosa la prendiamo come un impegno, ecco, da parte di Torre, quindi non c'è assolutamente nessun problema. Qualche intervento, qualche domanda, approfittiamo, ecco, perché sono occasioni. Grazie, buonasera. Io lavoro in un patronato e quindi solo a Genova l'anno scorso abbiamo fatto più di 10.000 domande di permessi, quindi abbiamo quotidianamente gli uffici pieni di queste persone. E mi ha stimolato l'intervento l'episodio che lei ha raccontato della signora filippina. E quando ha detto che ci sono tutti quegli italiani che protestavano perché c'era ritardo, eccetera. Io ho un appello, nel senso che volevo dire che ci sono purtroppo troppi faccendieri attorno alla questione dei permessi di soggiorno e dei rinnovi, ma noi stessi come patronati e come associazioni legalmente riconosciute dalla prefettura
denunciamo quando ci accorgiamo che ci sono, quindi bisogna stare attenti anche a questo fenomeno di gente che si fa pagare, abbiamo scoperto 1000, 2000, 3000 euro per una pratica che è completamente gratuita, noi lo facciamo completamente gratuita come tutte le associazioni, quindi è da mettere in evidenza anche questo fenomeno. Poi un paio di dati li volevo dare dall'osservatorio genovese, ligure. Il primo è quello che stiamo iniziando a fare le pensioni a gente, che alle persone che hanno non la vecchiaia ma la vecchia pensione di anzianità, quindi hanno 35-40 anni di contributi versati, quindi sono 40 anni che sono in Italia, versano contributi e non hanno ancora la cittadinanza, rispetto a quello che diceva prima. L'altro fenomeno è che è un dato statistico, adesso io non lo ricordo precisamente, però se prendiamo gli immigrati in Italia, la bilancia di pagamento, diciamo così, dei contributi che loro versano è 10 volte superiore ai servizi che loro usufruiscono, perché chiaramente sono ancora giovani, sono ancora in fase lavorativa, versano i contributi e non hanno ancora le prestazioni che avranno chissà quando, grazie alle nuove leggi sulle pensioni. Grazie. Italiana, cittadinanza francese, tedesca, parliamo anche di cittadinanza europea dunque. Secondo lei sarebbe auspicabile una politica a livello europeo riguardo all'immigrazione? Rispondo adesso oppure c'è qualcun altro che... Se c'è ancora... Beh, a parte che Luca mi ha fatto uno scherzo e poi ne pagherà le conseguenze, ma al di là di questo, la mia domanda riguarda un po' la considerazione che anche del suo passato di ministro. La mia sensazione è che al di là delle politiche, delle volontà politiche che stanno a monte rispetto alla situazione italiana, alla legislazione sull'immigrazione, ci sia, e la cosa per certi versi secondo me è ancora più disperante, in realtà una parte di non adeguatezza a quella che ha la legislazione italiana sull'immigrazione, che è ancora un'impostazione di fatto sulla Martelli del 90, quindi una legislazione diciamo che ha 30 anni nonostante i cambiamenti che ci sono stati, ma dal punto di vista della filosofia c'è ancora questo concetto richiamava anche Luca, della presenza in quanto lavoratore, non tenendo conto appunto diciamo che si è sedimentata una popolazione che è nata in Italia, che quindi non può essere come ancora adesso vincolata a una condizione che poteva essere accettabile per un'immigrazione appena sbocciata, ma quello che mi chiedevo anche dall'esperienza di ministro, a me pare che la legislazione sia riuscita, la legge sull'immigrazione, a mettere dei punti saldi che sono diventati immediatamente esigibili nel momento in cui la legge li ha in qualche modo messi al riparo da quelle che poi sono le dinamiche della burocrazia e dell'amministrazione dello Stato, cioè penso al diritto di cura anche di chi è irregolare o all'accesso alla scuola anche di coloro che sono irregolari, che sono messi nella legge in una maniera tale che è stato impossibile in qualche modo eludere il problema. Tutto il resto in qualche modo mi è sembrato anche da parte di governi che potevano avere un approccio meno problematico di quelli che per esempio ci sono stati negli ultimi 10 anni, però hanno fatto molta fatica a produrre dei cambiamenti, e da questo punto di vista il fatto che il Dipartimento degli Interni abbia sempre mantenuto la regia delle politiche di immigrazione, secondo me è un elemento per una sorta di deformazione professionale che dà una, diciamo, ancora adesso un approccio così vecchio.
pensiamo al fatto che ancora adesso uno straniero deve andare in una questura a chiedere il permesso di soggiorno, che poi deve essere mandato a Roma e attendere che il poligrafico dello Stato stampi questo foglio di carta, che ancora quando innestare questo processo sugli uffici anagrafici dei comuni sarebbe la cosa più logica e più semplice, e ovviamente risparmierebbe un sacco di problemi a cittadini stranieri, all'amministrazione dello Stato e a datori di lavoro. Questo per esempio mi sembra che sia uno specchio di questa deformazione, quindi mi chiedevo se anche nella sua esperienza di ministro questa resistenza da parte delle burocrazie dello Stato non siano elementi molto presenti che incidono un po' banalmente su rendere difficile la vita di tante persone. Facciamo che dico due cose rapide e poi eventualmente... Sì, ma no, voglio dire una cosa brevissima, io una breve considerazione, perché indubbiamente c'è il problema, no, di affrontare questa tematica dell'immigrazione non attraverso slogan, no, tu sei contro l'immigrazione, sei un razzista, no, quello rimane nel suo parere. No, e io mi sono lavato la coscienza, ma non ho risolto assolutamente nulla. Perché ci sono degli elementi, delle problematiche che sono vere, che sono concrete, ecco, che vanno affrontate. Pensavo prima, mentre parlava Cavalli, no, il fatto che la torta, no, il PIL, spartirla in più, no, diventa complicato, no. È vero, noi viviamo in un mondo in cui, no, se il PIL, se la torta rimane la stessa, no, noi diventiamo più poveri. Questa torta deve essere continuamente ingrandita, no. È una cosa che difficilmente riesco a capire, però, no, so che i dati sono questi, no. È anche vero però che per ingrandire questa torta, no, ho capito anche che senza gli immigrati non ci riusciamo. No. Quindi è una questione sulla quale, ecco, è bene riflettere, sempre per capire. No. E l'ultima cosa, proprio una chiosa, nel palazzo dove io ci sono naturalmente molti anziani, e quindi ci sono molte badanti. No. Una delle persone più felici che io abbia visto a rinascere è stata quella che ha una badante con una bambina piccola, che l'ha portata in casa. No. Il fatto di avere una bambina non è stato un peso, no, ma è stato un elemento di vita. No. Allora probabilmente, se le vediamo anche sotto questo aspetto, forse... No. Però per affrontare queste cose abbiamo bisogno di discuterne molto, di capirle soprattutto, no? E di uscire un po' dagli slogan e uscire dalle campagne elettorali. Questo è fondamentale, no? Perché in campagna elettorale non si fa politica, ecco, si fanno tante altre cose, si cerca di prendere il voto per il giorno dopo, no? Dobbiamo convincere, perché per risolvere questo problema dobbiamo parlare con i ragazzi che oggi sono giovanissimi, che non votano, ma che dovranno, no, affrontare, no, forse molto più di noi, i problemi dell'immigrazione. Scusate. Vabbè, allora qui ci sono tanti importanti spunti e non è che riesco a affrontarli bene. Mi sembra che si è creato un clima in cui stiamo pensando sopra queste cose, nella loro complessità e per il fatto che ci riguardano tutti, e quindi che ci vogliamo anche ogni tanto fare delle idee. Poi non è facile capire se va in una direzione o nell'altra la soluzione. Per esempio, la domanda che diceva, sarebbe auspicabile avere una normativa sulla cittadinanza europea che riguardi gli immigrati dei diversi paesi coinvolti. Allora probabilmente io potrei dire sì, auspicabile, ma prima che ci si arrivi chi lo sa, perché i diversi paesi europei hanno
per politiche e interessi su cui loro portano l'attenzione, sappiamo che questo modello europeo è lontano. E però c'è una cosa che secondo me va detta, io ci credo abbastanza. In due parole, io ho da tempo pensato che ci sia in Europa quello che chiamo un effetto eco. Cioè ci sono delle iniziative che si prendono, dei discorsi che si fanno, delle esperienze in un paese o in un altro o a livello europeo, e dopo un po' altri paesi, l'Italia in particolare, un pochino prestano l'attenzione. Cioè che da noi alcuni cambiamenti culturali soprattutto siano avvenuti perché facciamo parte dell'Europa. Perché ogni tanto qualcuno ci dice in Germania oppure in Belgio oppure... Cioè girano alcuni spunti, esempi e riferimenti che se no da noi non sarebbero mai arrivati, che ci cominciano a far almeno prevedere dei cambiamenti. Io da questo punto di vista trovo che per tutte le tematiche che in Italia sono magari chiuse, ferme, non neppure definite, viste, l'Europa un pochino di spinte ogni tanto si è riuscita a farcele avere. Quindi risposta vaghissima rispetto a una domanda molto precisa. Però vabbè, pensiamo, ci può forse servire. Poi, è chiaro che così... Allora, forse la cosa che accomuna tutte le possibili risposte, e mi dispiace ripeterla banalmente, l'ho già detta, è proprio che siamo in un sistema che ci fornisce, cercherebbe di fornirci, delle categorie mentali per capire questo come molti altri problemi. Quindi ci arrivano, allora ho usato questa parola, i messaggi, le manipolazioni dei media, ma non solo, certo, anche del dibattito politico. Non è che veniamo indotti a pensare più a fondo, a porci la complessità dei problemi, veniamo incoraggiati a scegliere A o B, soprattutto in campagna elettorale, no? Come se fossero approfondimenti adeguati e risposte possibili. E questo è forse il problema che non possiamo non dirci, e non riguarda solo la politica, non riguarda solo l'Italia. C'è uno scrittore, un sociologo, un ricercatore olandese che da anni dice quasi soltanto questo, facendo studi nei vari paesi europei e li ha fatti fare anche in Italia. E a volte è impressionante, per esempio una ricerca grossa fatta sul dibattito in Parlamento in Italia sui temi dell'immigrazione, ma anche su altri temi in cui però ci possono essere delle ricadute, mostra come in effetti circolano dei messaggi preconfezionati e noi ci caschiamo facilmente dentro, tanto perché questi problemi non sarebbero facili da risolvere e poi per la semplificazione inevitabile del discorso politico, e siamo davvero nel tempo, via via, da alcuni decenni fa, quando in Italia ancora non si parlava delle migrazioni internazionali, e poi cresce davvero un messaggio molto preconfezionato e manipolato, e credo che questo sia una cosa vera da cui non è facile liberarsi e che pesa sulle decisioni politiche, sui messaggi che vengono mandati, e probabilmente però è normale, in tutti i sistemi sociali non è che ci illudiamo che una volta poteva essere l'unico organismo o persona che gestiva un paese, cioè l'imperatore, in altri casi il Papa. E questo sistema molto semplificato e molto rapido ed efficiente è durato tanto tempo. Noi la democrazia è un bel pasticcio, vorrei dire così, insomma è molto più complicato, le voci dal basso, le diverse forze politiche. Stiamo anche attraversando una fase in cui il diritto di prendere la parola e la varietà delle possibili proposte sono certamente cose positive, ma non sappiamo bene come gestirle. Questo adesso sarebbe un discorso molto lungo, lo si verifica anche a livello appunto delle amministrazioni cittadine, che devono affrontare complessi problemi e che però sono sotto la pressione di certi interessi o posizioni più visibili e più pesanti. Insomma, io credo che adesso sarebbe tutto un altro tema, ma visto la comunicazione, la visibilità delle figure nella politica, la difficoltà dei problemi, siamo in una fase difficile, ecco, che ha a che fare anche col nostro sistema a molte voci, la democrazia aperta,
partecipata, non lo so, è proprio tutto un altro tema, e però credo che non sia né da averne paura né da minimizzarlo, ma che non è facile da affrontare di fronte ai problemi più grossi. Allora, l'immigrazione è uno, uscire dalla crisi è un altro, dove si sovrappongono posizioni anche contrastanti o quelle semplificate, e capire come se ne possa venire fuori non è assolutamente facile. Questo dell'immigrazione è uno dei tanti problemi, insomma. Poi appunto i discorsi della burocrazia, sta dentro anche a questo, non è facile modificare certe tradizioni anche burocratiche in un sistema in cui alcuni gruppi o alcuni soggetti hanno molto più potere di altri, e quindi abbiamo una difficile combinazione delle possibili voci a rispondere ai problemi. E poi, vabbè, certo, insomma, la torta e gli immigrati, questo è l'altro problema che io credo vada detto esplicitamente. È ovvio che, per esempio, insomma, la Lega, di nuovo io conosco bene lì i meccanismi della politica, insiste su una parte della popolazione che non è che sa il contributo che gli immigrati danno al nostro benessere, o che accetta di mettere in discussione invece l'idea che se rimanessimo noi italiani dentro il nostro territorio ce la caveremmo meglio. È un discorso molto, anche questo, complesso, di apprendimento della complessità dei problemi e dell'importanza di una fase aperta e non chiuso dentro i confini. Sono tutti temi, anche ahimè, della campagna elettorale, dobbiamo vedere anche come ne veniamo fuori, e c'è da sperare che alcune di queste prospettive più complesse, non le soluzioni facili, le più complesse prospettive ci siano dall'eventuale nuovo governo proposte, approfondite, affrontate. Qui non è tanto facile essere ottimisti, l'ho detto, ma di nuovo facciamoci gli auguri. Allora, ringraziamo ancora una volta Laura Barbo, e l'appuntamento è per giovedì della prossima settimana alle ore 21, perché qualche argomento di discussione ce l'ha dato anche qualche metodo di discussione, quindi la ringraziamo ancora. Buonasera, scusami. Cosa che